Io sono Marta Pagnini e questo è il mio canale YouTube. È da un po' di tempo che continuate a chiedermi sui social: Marta, come posso fare? Io ho una paura matta prima di fare una gara, una competizione. Ma me lo chiedete come se io potessi avere una risposta universale che va bene per tutti. La realtà è che purtroppo o per fortuna non c'è una risposta che va bene per tutti quanti, perché intanto siamo tutti esseri umani, quindi credo che ognuno di noi abbia almeno una volta nella vita provato paura, tensione, ansia da prestazione, non solo per una gara, ma magari anche per un'interrogazione scolastica, oppure per un colloquio di lavoro o per una prova particolarmente difficile. È assolutamente normale avere paura e avere tensione prima di un appuntamento importante. Ma il come superare questa paura deve arrivare da ognuno di voi. La risposta è sempre dentro di voi, in ognuno di voi, ed è per tutti diversa soprattutto. Quindi più che domandare a qualcun altro che cosa posso fare per superare questa mia paura della gara, chiedetela a voi stessi. Iniziamo a chiedere: che cos'è che mi fa così tanta paura? Sono le domande e le risposte che vi darete che vi aiuteranno a superare questo momento di tensione. Che cosa mi spaventa? Cosa in particolare? Cosa può succedere di così brutto? Come posso fare per convivere con questa paura? Dove la sento questa paura? Che nome ha? Che forma ha? Che colore ha? Che aspetto ha? Quando la sento? Poco prima della gara? Il giorno prima? Un mese prima? Vi siete mai fatte queste domande? Queste sono domande fondamentali. Se noi ci abituiamo a scrivere su un foglio di carta le risposte, avremo un sacco di elementi per capire dove lavorare, dove sta il problema. Altra cosa, chi ha detto che non dobbiamo provare paura? Perché non dovremmo provare paura? La paura ci aiuta anche ad avere adrenalina, ad essere concentrati su quello che stiamo facendo, a ricercare la consapevolezza in noi stessi. Quindi, perché pensiamo sempre di doverla sconfiggere? Dobbiamo piuttosto imparare a conviverci e a tenerla al suo posto soprattutto. Quindi, come posso fare per prendere per mano la mia paura, portarla con me in gara, ma non farmi condizionare dalla paura? Se iniziamo a pensare di non doverla eliminare del tutto, ma semplicemente di imparare a fare bene nonostante la paura, allora abbiamo vinto. Quindi, come vedete, per ognuno può essere diverso. Per ognuno c'è una tecnica, c'è una strategia differente, e attraverso le tante domande che potete fare a voi stessi troverete sicuramente la vostra strategia. Fatemi sapere. Grazie mille per aver visto questo video, mi raccomando, iscrivetevi al mio canale e seguitemi anche sui social. Qui trovate un sacco di altri video e rimanete connessi perché faremo tante dirette insieme. Grazie ancora!